Salendo su per le montagne, riflettevo su l'essere umano e la sua smania di emozioni, emozioni forti. Alla fin fine quello che cerchiamo, no? Sono emozioni attraverso l'innamoramento e il suo sottoprodotto, l'attrazione sessuale, attraverso magari l'alcol, attraverso l'eccitazione per un progetto che ci faccia ottenere successo, fama o denaro, attraverso magari l'alcol, attraverso magari cerimonie, piante e medicina, attraverso lo sport estremo, attraverso persino la fatica dello sport, no? Chissà, cerchiamo emozioni e non ci accorgiamo che questo è andare su, ma quando andiamo su poi c'è una discesa. Se non abbiamo gli strumenti per gestire l'essere su, magari la paura di cadere, oppure il cadere giù, oppure la fine della salita. Ogni salita è seguita da una caduta. Ogni emozione è seguita da un rebound di tristezza, quindi di altra emozione, ma tra virgolette spiacevole. Che fare? Quando andiamo su dovremmo guardare giù, e quando siamo giù guardare su, sentire la spinta che porta su e viceversa. Fare del due lune, cioè. È facile a dirsi. Se ci accorgiamo che l'io è una subpersonalità, è una parte di noi carente, quella che vuole, che cerca le emozioni sfigurate dal desiderio, o che soffre a paura, si identifica con la sua tristezza. Se ci accorgiamo che il nostro sé è equanime, è ovunque, sia su che giù, non ha inizio e non ha fine, è casa. Sia che saliamo, sia che scendiamo, è il principio armonico che si realizza attraverso l'andare su e l'andare giù. Ma avviene in modo naturale, dall'interno, seguendo il nostro ritmo. Quindi ogni volta che spingiamo il ritmo, guidati dal desiderio, dal bisogno, da una carenza o semplicemente da una credenza di sforzo, di fatica per raggiungere qualcosa, siamo destinati inevitabilmente poi alla tristezza. Ascolta il tuo ritmo, resta a casa e saremo portati su e giù se restiamo a casa. Seguendo il nostro ritmo saremo portati su e giù, come l'onda del nostro ritmo interiore. Avverrà tutto in modo naturale, esattamente come il torrente qua sotto.